Swoosh! Benvenuti su MVG, io sono Greta e bentornati ad Horror with Greta, il video che penso più mi avete richiesto di sempre. Per chi non lo sapesse, si tratta di una serie di video in cui racconto le vostre storie horror, le leggende del vostro paese o quelle che raccontava vostra nonna o dei fatti diciamo paranormali che sono successi a voi in prima persona. Sono molto appassionata di cose un po' inquietanti, mistiche, ma sono anche la classica persona che magari si guarda tutte le stagioni di American Horror Story, è innamorata, è la sua serie preferita di tutti i tempi, ma poi nell'esatto momento in cui sta per andare a dormire rielenca tutte le cose inquietanti di cui è a conoscenza. Tipo leggi su internet cose, fai oh mio dio, le 10 storie più inquietanti, così quel bambino che a 4 anni si sveglia e gli dice la mamma che è riuscita a dormire perché il nonno gli tirava le dita dei piedi, ma il nonno era morto anni prima e quindi la madre lo guarda e fa oh mio dio, e sono la classica persona che sta per andare a dormire e tira sulle gambe, si mette il lenzuolino perché ha paura che qualcuno gli tiri le dita dei piedi. Però continuo a leggere storie horror, ad appassionarmi di queste cose e a parlarne e condividere tutto con voi. Oggi volevo parlarvi dei spiriti e di tutte le testimonianze che girano intorno alla metropolitana di Londra. Non so se lo sapete, ma la metropolitana di Londra è la più antica di tutto il mondo. È stata inaugurata il 10 gennaio 1863 ed è gestita dalla Transport for London. È stata costruita in alcuni luoghi dove prima c'erano dei cimiteri o dei teatri abbandonati perché erano stati commessi dei delitti o dei suicidi. Diciamo che ci sono tanti spiriti nella metropolitana di Londra e tantissime sono state le testimonianze di tutto ciò, quindi oggi volevo raccontarvi alcune delle testimonianze parlandovi di alcune specifiche stazioni metropolitane di Londra. Pensate che la Tube di Londra compie ogni anno 3 volte la circonferenza della Terra. Comunque la Tube di Londra ha sistemi di sicurezza e squadre che controllano e puliscono le stazioni di notte, che sono davvero straordinarie, e sono state tantissime le testimonianze di spiriti nei tunnel della metropolitana. Vorrei partire raccontandovi della stazione di Aldwych, non so bene come si pronunci, ma è scritto Aldwych, penso Aldwych. Quando fu chiusa questa stazione nella Seconda Guerra Mondiale fu usata come rifugio dai raid aerei e anche per custodire tesori provenienti dal British Museum. Viene chiamata anche la linea dei teatri, già che c'entrano i teatri è piuttosto inquietante. Gli addetti della polizia notturna hanno affermato di essere stati spaventati a morte dallo spirito di questa donna che doveva essere un'attrice che non ha potuto vivere il proprio successo, la propria fama, perché è morta. E quindi ogni tanto appare questo spirito di questa donna. Addirittura nel 2002 una troupe televisiva passò 24 ore nella stazione cercando di mettersi in contatto con uno spirito. Riuscirono a mettersi in contatto con uno spirito che si chiamava Margaret e potrebbe essere proprio quell'attrice di cui vi parlavo. Inoltre un'altra ragazza dell'equipe, Yvette tipo, ha visto la presenza di qualcosa, di uno spirito, di una presenza in fondo al tunnel, perché loro camminarono nel tunnel buio da soli, non so, la follia, cioè perché, cioè chi farebbe una cosa del genere, per quale assurdo motivo. Misero anche dei rilevatori ma niente si avvicinò così tanto da innescare i rilevatori, ma ce ne sono di più inquietanti, come ad esempio The Black Nun, che sarebbe lo spirito della Bank Station. C'era una banca e praticamente si racconta che c'era questo uomo, questo ragazzo che lavorava nella banca e fu condannato, giustiziato, e la sorella e per 30 anni lo aspettò fuori dalla banca vestita di nero finché non morì, e si sente una tristezza infinita, si sente la malinconia, e molte persone hanno avvertito questo sentimento e hanno avvistato anche questa Black Nun. Si narra proprio che gli addetti alla costruzione della stazione disturbarono questa Black Nun che si aggira ancora aspettando il fratello. Davvero davvero inquietante. Si sente inoltre una puzza clamorosa delle volte, ma soffocante, perché sempre in quella zona c'erano dei pozzi dove erano stati buttati i cadaveri dei malati di peste. Davvero davvero inquietante.
anche se a mio parere la storia più inquietante è quella che riguarda la Elephant and Castle Station. C'è scritto che quando viene chiusa la notte il personale ha segnalato di aver udito il rumore di passi di una figura in corsa visibile lungo la piattaforma, strani rumori sconosciuti e i portelli che vengono aperti senza causa apparente. Un altro fantasma visto sia dal personale che dagli abbonati è una giovane donna che sale nei vagoni della metro ma non si vede mai scendere, e qui c'è proprio raccontata l'esperienza della persona che ha visto questa donna, questa giovane donna. Troppo inquietante, perché ricordo benissimo quando ero più piccola vidi un documentario con mia mamma che raccontavano proprio di tutti gli spiriti della metropolitana di Londra, e c'erano proprio le persone che guidano la metropolitana durante l'ultima corsa, hanno visto davanti a loro dei passi per terra, cioè dei passi come se ci fossero delle persone che scavassero nel cemento, cioè come delle impronte. Io penso che, non lo so, cioè tu sei nella metropolitana da solo, la stai guidando, la devi portare al capolinea, sei solo, ci sono dei spiriti, oh mio Dio. E dice che alcuni inoltre pensano che questa stessa entità sia responsabile di passi, ecco qui lo dice, invisibili, che si odono echeggiare intorno alla stazione durante la notte. La testimonianza di un macchinista della metro che ha realmente visto il fantasma. Alle 18 circa, ad una stazione della linea sotterranea di Bakerloo, stavo svolgendo il mio lavoro come impiegato della metropolitana di Londra. Si dice Bakerloo? Sì, penso di sì. Parcheggio il treno al termine della Elephant and Castle e cammino in avanti alla parte anteriore del treno. Se pronuncio male qualche nome di stazione non uccidetemi, ma non le conosco tutte a memoria. Cammino in avanti alla parte anteriore del treno con la vista sul posto di guida. A questo punto il guidatore non è ancora arrivato, così mi muovo verso il portello posteriore per aspettarlo. Mentre sto aspettando, una ragazza sale sul treno, cammina dritto lungo il vagone e mi sposto per farla passare, scusandomi. Un minuto dopo il macchinista gira in su ed avanziamo verso la parte anteriore del treno. Noto che la ragazza non è nel vagone e questo mi procura un po' di inquietudine. Non avrebbe potuto lasciare il treno senza che la vedessi. Vedevo bene il vagone e la piattaforma. Stupito chiedo al macchinista, che mi risponde: ah, lei? Ne sentiamo parlare spesso, ne ha parlato anche i giornali. Nah, cioè penso se mi rispondeva una cosa del genere, tipo tutto tranquilla, sì, ne hanno parlato anche i giornali, tipo ah ok, ho appena fatto passare un fantasma, ma non c'è problema, tutto normale. Comunque è di nuovo andata via la luce e spero che questo horror wigged vi sia piaciuto. Se avete delle storie inquietanti, storie vere da mandarmi, potete mandarle a horrorwigged@gmail.com e spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su. Escono nuovi video ogni settimana, se non siete iscritti iscrivetevi perché so dove abitate. Da MVG è tutto, un bacio grande, Dubai.